Buonasera. Chi c'è qua? Avvisatemi subito se si blocca. Oggi gli ho cambiato ancora la posizione, a tutte. Speriamo prenda. Comunque dalla settimana prossima avrò un wifi serio, quindi non si bloccherà più. Buonasera, buonasera. Anzi, speriamo di poter uscire prima, però in mancanza d'altro. Avete qualche dolore? Vi fanno per caso male i femorali? Ciao zia, ciao Annalisa. Siamo quasi tutti, o comunque siamo a buon punto. Oggi facciamo un riscaldamento con ok, Satanata, l'ho rispostato. Io non so perché, ma si blocca in continuazione. Vi dicevo, dobbiamo fare un hack con un ladder, cioè dobbiamo fare 20 ripetizioni di un primo esercizio. Poi abbiamo un altro esercizio, sono sempre 20 ripetizioni, e così via fino al quarto esercizio. Quando finiamo il quarto esercizio ci riposiamo, meno di un minuto. Poi riniziamo, però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scalare, quindi passiamo a 18 ripetizioni di ognuno dei quattro esercizi. Poi scaliamo ancora, andiamo a 16, poi scaliamo ancora, andiamo a 14, praticamente un circuito fatto da 4 esercizi, ma non a ripetizioni fisse, andiamo a scalare e scaliamo anche il tempo di recupero. E sono due circuiti da fare in questo modo. Ok? Chiaro? Adesso vediamo se riusciamo a farvi andare a YouTube e iniziamo a riscaldarci. Avete qualche domanda? Volete chiedermi qualcosa? Dirmi qualcosa nel frattempo che capiamo se YouTube sta andando o meno? No, meno male. Io spero che dalla settimana prossima con la connessione nuova sia tutto risolto, anche perché dovrebbe essere molto veloce. E poi spero ancora che la settimana prossima, dopo ancora, ci sarà la possibilità di vederci. Comunque, adesso metto la musica e iniziamo a riscaldarci, ok? Pronti? Tanto non ci serve niente, il tappetino e basta. Ora, passo un po' di libro.
Please.
Jessica, fai
Ho lo squat, è lo squat, fai lo squat così, al contrario, e quando vai su te lo porti indietro, ok? Chiunque abbia problemi con l'affondo fa questo esercizio, invece noi andiamo a fare l'affondo indietro, così. Quando veniamo su, scusate, allunghiamo, quindi pieghiamo quando facciamo il passo indietro, quando venite su allungate il peso, mi stavo confondendo con la variazione. Ok, e dobbiamo farne 10 con una gamba, 10 con l'altra, ovviamente nel minor tempo possibile, perché quando scatta il minuto successivo dobbiamo riniziare, quindi se siamo stati troppo lenti non ci riposiamo, ok? Quindi ho due bottiglie o una bottiglia, e l'esercizio è questo. Salgo, butto fuori l'aria, stringo il glutine e la pancia, con il ginocchio sempre a 90 gradi. Non voglio vedere le ginocchia così. Ok? Errore. Madonnale. Siete pronti? Andiamo? Metto la musica e partiamo. Qui? Tutto a posto? Ci siete? Andiamo? 3, 2, 1, via, 10 con una gamba, 10 con l'altra. Roger Sanchez presents House. 3, 2, 1, 2, 3. What's going on, House Nation? Good Fox family, good friend of family. We're with a special live set from my house in Miami. Hope to see you guys for the dance over the meantime. Thank you.
su un gluteo, 10 sull'altro gluteo, quindi andiamo a ruotare leggermente e andiamo su. Quindi partiamo da 20 ripetizioni per ogni esercizio. Ci riposiamo, poi scaliamo 18, ci riposiamo, poi scaliamo 16, fino ad arrivare a 10. Ok? Tutto chiaro? Andiamo? O dovete andare a bere? Ci siete? Mi raccomando, è un AFAP con un ladder, quindi più velocemente che potete, ovviamente il movimento deve essere controllato, sempre pancia stretta, gluteo stretto e schiena dritta, non buttatevi in avanti, non mollate l'addome, altrimenti vi fate male, vi accapottate, ok? Perfetto. Allora, se funziona anche su YouTube, non lo capisco. Qualcuno che c'è anche su YouTube mi sa dire se sta andando, perché la chat, boh, non capisco se funziona o meno. Grazie. Ah, sta andando. Allora, perché non mi rispondete? O non funziona la chat? Boh, vabbè, comunque. Metto la musica e andiamo. 20 ripetizioni, eh? Andiamo con il jump, 4, 3, 2, 1, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se non ce la fate, andiamo a vedere la seconda, come iniziamo?
5, 4, 3, 2, 1, 18, ripetizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lezioni per i principi di Ortiz con i manubri. Thank you.
Yes.
Thank you.
Andiamo con i segni.
Posizioni un po' di pezzo. Che pezzo che ti sei mangiata? Dai, prezioso! Keep on moving. Yeah.
Thank you.
Diretta, c'era un tipo che ci scriveva che passava un dopo dietro e non avevamo capito chi fosse. Ok, adesso passiamo alle cose serie, andiamo a fare stretching. Stiamo prendendo le ginocchia, la seduta e portatori al petto. Prendo fuori e fare indietro, iniziamo a rilassarci. Siamo fuori l'aria. Piena dritta e petto fuori. Allungo le gambe. Thank you.
Ora porto su anche l'altra, le piego e le porto al mezzo, cercando di schiacciare il più possibile la schiena esterna, il tappetino. Posizione dell'infante, mani sotto e porto verso il basso le ginocchia, spingo con il gomito le ginocchia in basso. Poi piego le ginocchia, allargo le braccia e porto le ginocchia verso destra, verso sinistra e la testa verso destra. Mobilità, schiena appoggiata a terra, ora le gambe vanno a destra e la testa a sinistra, con le spalle attaccate a terra. Andiamo a fare la stessa cosa ma con una gamba piegata e l'altra destra. Stendiamo la gamba sinistra e pieghiamo la gamba destra e portiamo. Thank you.
Ok, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Ci vediamo venerdì. Grazie a voi. Ci vediamo venerdì sempre alle 18:30. Abbiamo cambiato l'orario, quindi sarà quello, fino a che non potremo vederci da qualche parte. Ma sto comunque valutando l'opzione di fare almeno una diretta, mentre che ci alleniamo all'esterno. Così anche chi ci segue da fuori potrà continuare ad allenarsi con noi. Bene, sono contenta che siate morti, che siate stanchi. Ok? Dai, ci vediamo venerdì allora. Ciao belli, mi mancate tanto. Ciao ciao. Ciao, grazie. Sceme, ma siete due cretine. Ciao ciao. Thank you.